La storia di Viviana e Gioele ha colpito tutta Italia. Per Viviana è finita nel peggiore dei modi. Gioele ancora non si trova. Come intendete proseguire le ricerche? Non c'è nulla di intentato, si sta cercando di mantenere questo apparato che è molto complesso, con più di 70 uomini sul territorio, con la presenza delle unità cinofili monocolari e anche con i droni, che sono appunto i droni dei vigili del fuoco, con il soccorso alpino della Guardia di Finanza, con gli uomini della Protezione Civile. Quindi l'apparato continuerà e tutto quello che è necessario, questo controllo a tappeto di circa 500 ettari di territorio, viene fatto con un termine tecnico detto a pettine proprio il controllo del territorio, evidentemente proseguirà assolutamente nei prossimi giorni e a breve avremo un briefing con il Procuratore della Repubblica e con tutte le forze impiegate sul posto per vedere appunto quali altre misure possiamo mettere in campo. Non ultimo chiederemo anche l'ausilio dell'esercito. Vi siete dati un termine per le ricerche di Gioele? Assolutamente no, le ricerche proseguono ininterrottamente. L'obiettivo è trovare Gioele. Vuole fare un appello a chi risiede in quelle zone o a chi eventualmente si sia trovato a passare? Assolutamente, ogni aiuto, ogni collaborazione è fondamentale, è importante. Quindi io invito i cittadini di questa provincia, ma anche quelli che da questa provincia sono passati su quest'arteria stradale, se hanno visto qualcosa, di venire subito a riferire, perché è tutto importante, è tutto fondamentale. D'altra parte Gioele credo sia entrato ormai nel cuore di tutti, quindi l'obiettivo è sperare l'impossibile, ma cercare di fare tutto quello che è necessario per trovarlo.